Ok, bene, salutiamo i telespettatori italiani. Diamo un paio di istruzioni come iscriversi al chat. Per fare domande, per salutare. Salutiamo i Saluti. nostri parenti, Manola, Vera, grazie del messaggio. Ho alzato da qui il volume. Quando siete, per poter scrivere nel chat, vi faccio vedere come fare. Allora, un momento. Allora, voi vedete qui una matita. Cliccate su questa matita, poi scrollate verso sopra, vi date un nome, per esempio Maria, poi andate giù, scrivete e qui appare il vostro nome e quello che volete dire. Non è necessario iscriversi. A nessun basta semplicemente darsi un nome, un nickname e cominciare. Quindi mi farà piacere se scrivete nel chat i vostri saluti, la vostra presenza. Bist du gequetscht? Kommst du gerade? Vi presento Sabine, mia moglie. Saluti. Adesso speriamo, Rosalia, che riesci a scrivere. Saluto Rosalia, saluto tutti gli amici di Rosalia a Taranto e ringrazio di questa fiducia di aver preso un po' di tempo per poterci sentire, per poter sentire la presentazione del nostro progetto. Ciao Lia, grazie. Bene, se qualcosa non funziona, Lia, se me lo scrivi, se ci sono domande, me le fai. Sono anch'io un po' con un po' di tensione perché generalmente trasmissioni in italiano ne faccio poche, le faccio generalmente in tedesco. Vi faccio vedere adesso una foto di Lia in modo da farvi vedere chi sta scrivendo. Penso che posso, tanto tutti la conoscete, ma per i telespettatori che non sono direttamente con Lia, Rosalia, sanno con chi parleremo ancora. Bene. Quindi se ci sono domande, io comincio adesso, speriamo di dare il nostro meglio.
qualsiasi domanda potete interrompermi in ogni momento. Vorrei fare circa 20-25 minuti, se vi va bene, e in modo da poter avere un po' un'impressione sul modo come noi lavoriamo. Invito all'inizio ad ognuno di voi di sentire, di recepire adesso il vostro corpo, di sentire come il nostro corpo adesso si sente. È un invito a non seguire mentalmente quello che sto dicendo, ma in un modo esistenziale. Il corpo è la prova dell'anima, il corpo nel suo codice genetico ci dà tutte le informazioni necessarie per vivere la nostra assoluta saggezza, è tutto scritto dentro di noi. Per questo, per avere questi 10, 15, 20 minuti che vogliamo, per poter passare questi minuti in un modo sereno, invito a entrare nel proprio corpo e vedere che sensazioni ci sono nel proprio corpo. Manola, dimmi. Lo state sentendo? L'ho alzato prima. Vabbè. Ok. Ok, va bene, va bene. Ok, si chiude, chiude. Stört mich nicht. Scusate un secondo. Scusate un secondo, sto aiutando Manola a collegarsi col computer. Manola, la batteria non è. Ah, adesso hai messo benissimo. Benissimo. Ok, adesso mi senti. Scusate, le prime trasmissioni. Dunque, per chi vuole andare in trasmissione ed è interessato, posso collegarmi con il vostro computer per sentire bene. Ok. Rosalia, si sente bene da voi? Scusate, queste sono le prime trasmissioni. Ci sentite bene, Rosalia? Ok. Continuiamo.
Il centro della nostra intuizione è nel nostro corpo ed è un po' dappertutto, quindi se abbiamo bisogno di, se abbiamo una domanda, posso fare questo, posso fare quest'altro, devo prendere questa decisione. Ho un po' di paure, non so cosa fare. Quando siamo indecisi, non restiamo nel mentale, ma entriamo nel nostro corpo e vediamo nel nostro corpo dove c'è una risposta. Perché è vero che le domande spesso sono a livello mentale e le risposte sono generalmente nelle realtà del nostro corpo. Quindi, se avete qualcosa, una domanda che volete farvi adesso, potete farla. Se pensate di avere, per esempio, un blocco in una qualsiasi parte, in un sistema di comunicativo, volete dire qualcosa e non riuscite a dirlo, volete fare qualcosa e non volete fare, non riuscite a farlo, entrate nella recezione del vostro corpo e vedete dov'è questo blocco. E vedete, per esempio, riuscite a recepire che c'è un punto nel vostro corpo dove è chiuso. Quindi aprite questo punto nel vostro corpo dove vedete che è chiuso, vedete il dolore magari che c'è in questo punto, guardatevi per bene il tipo di dolore, accettatelo, poi prendete il dolore, lo girate, lo capovolgete e poi dall'altra parte del dolore vedete che magari c'è una bella frase che vorreste dire e non avete il coraggio di dire. Quindi è importante accettare che siamo capaci, usando il nostro corpo, di darci tutte le risposte alle domande che ci facciamo. Naturalmente, in questo contesto possiamo chiamare amici, possiamo utilizzare consulenti, possiamo frequentare corsi dove possiamo approfondire, ricercare in un modo sistemico. Scusate il mio italiano, da 20-25 anni non sono più in Italia e quindi specializzarsi un po' in questa competenza fantastica che è quella di ascoltare a se stessi. Ed è qualcosa di bellissimo. Non esiste, non è necessario molto lavoro per imparare ad ascoltare a se stessi. Quando si fa questo primo passo di cominciare ad ascoltare se stessi, ah, ho ricevuto una risposta. Manola, dimmi. Manola? Manu? Dimmi. E la batteria non c'era. Vabbè, mi collego di nuovo. Cioè, no, aspetta, faccio io. Mach den Ton runter, weil es stört total. Si sente con l'eco? Scusate, la prima volta siamo tutti un po', aiuto un po' a entrare in queste trasmissioni, la seconda, la terza, la quarta volta sarà un po' più facile. Rosalia, se si sente un eco, forse è meglio chiudere tutto il resto
chiudere tutto il resto, magari a volte si apre due volte. Forse è aperto due volte. Hai aperto due browser e quindi basta aprirne uno. Ok. Quindi scusate, ci sono i nostri primi tentativi, speriamo che. Ecco, chi vuole fare domande, chi vuole dare impulsi, può scrivere naturalmente in questo chat dove vi ho detto. Benissimo. Le prossime trasmissioni saranno forse più facili. Ok, è difficile per me, devo fare anche regia, non è facile sempre concentrarsi come se fossimo in una sala e potremmo lavorare tranquillamente insieme. Dunque, ascoltando il nostro corpo, dopo i primi passi, dopo le prime esperienze, approfondiamo il discorso e ci accorgiamo che non sono solo piccole risposte, ma che all'improvviso riconosciamo delle competenze, dei talenti, che erano nascosti dietro ai dolori o ai problemi che avevamo. Quindi una domanda, qualcosa che ci affliggeva, ascoltando il nostro corpo, riusciamo a capire, ad avere la risposte, come risposte, come alleggerirci di questo peso, ma continuando. Perché è venuto, cosa è successo, come, quando. Arriva anche il regalo, quindi il meno si trasforma in più. Un male alla gola può essere una grande cantante che non ha il coraggio di cantare e che quindi mette energia negativa nella propria gola per non accettare questo talento, questa benedizione, questa capacità immensa che ha di comunicare con la voce, cantando, parlando o in altri modi. Lia, se la risposta è nel nostro corpo, allora come si presenta un corpo che non si accetta? Può significare che non sappiamo ascoltarlo? Come si presenta un corpo che non si accetta? Forse se ho capito, scusa, non è possibile non accettare il nostro corpo perché il nostro corpo è la sede dell'anima, è la sede di tutti i nostri codici genetici. Quindi io posso decidere, se ho capito bene, se no, correggimi, di non accettare il mio corpo, ma con questa decisione ho deciso di accettare il mio corpo distruggendolo, non volendo recepire i messaggi che ci vengono dal nostro corpo. Quindi è una non accettare il corpo, una decisione che noi prendiamo. E non significa, beh, io non accetto il mio corpo, quindi non lo accetto, va bene. Non possiamo non accettare il nostro corpo perché chi dice io non accetto il corpo è il corpo. Quindi, a livello mentale, e io potrei per esempio vedere dov'è nel mio corpo questa frase, non accetto. Non accetto il mio corpo. Dario,
Non è spagnolo la trasmissione. Ci sono ancora diversi amici tedeschi che non capiscono cosa stiamo facendo, va bene. Ok. Quindi se non ascoltiamo il nostro corpo, per esempio, cominciamo a mangiare di più, mangiamo più del necessario, oppure beviamo troppo caffè, oppure beviamo troppo alcol, oppure... cioè, non accettare il proprio corpo significa essere contro il proprio corpo, essere contro il proprio corpo significa anche accettare il proprio corpo, cioè non è possibile uscire da realtà che sono evidenti. Quindi non esiste per l'essere umano, non esiste la possibilità di non sapere ascoltare a se stessi. Quindi, se io decido di non ascoltare la mia voce interiore, è una decisione che non possiamo prendere. Perché? Se ho una tensione, per esempio, nel mio sistema degli affetti con mia moglie o con mio marito, ho una tensione. Io prendo sempre delle decisioni. Se decido di non ascoltare quello che dice il mio cuore, faccio il contrario. Quindi odio mio marito o mia moglie. Se io odio mio marito e mia moglie, ho ascoltato questa mia voce interiore e ho fatto il contrario. Nella mia esperienza di 20-30 anni non c'è mai stata una situazione dove ho visto che una persona non era in grado di ascoltare se stessa. Quindi la prova che sentiamo ed ascoltiamo sempre il nostro corpo e che facciamo il contrario. Qualsiasi problema, qualsiasi blocco, qualsiasi dolore, qualsiasi malattia è la prova della tua intelligenza intuitiva perché stai facendo il contrario di quello che la tua voce interna ti dice e ne hai i tuoi motivi perché se ascolti la tua voce interna, poi devi usare la tua capacità di cuore, devi usare la tua capacità comunicativa, devi aprire delle porte che magari non vuoi o preferisci di fare il contrario. Quindi l'intelligenza intuitiva è qualcosa che non si può bloccare e che non si può negare. Perché è un meccanismo naturale. Sabine non parla l'italiano, per questo sta zitta, lo parla poco. Quindi mi fa piacere, però ho detto fammi stai con me così mi aiuti un po' in questa serata. Ciao Ada. A volte non dipende dalla mia volontà. Ecco, questa è una frase naturalmente che sento anche spesso. È una decisione noi abbiamo sempre la possibilità di gestire la comunicazione in un modo differente. Quindi, io posso ascoltare a me stesso. Se
in un mio rapporto di comunicazione con mio figlio, con mia moglie, mio marito, il problema non è mio, ma dico è suo, io posso sempre avere un atteggiamento di amicizia, di compassione, di comprensione e con un atteggiamento diverso riesco, ho la possibilità di trasformare anche queste decisioni prese dall'altra persona. Quindi in questo contesto ho sempre una capacità creativa di influenzare col mio atteggiamento ricettivo le decisioni degli altri. Quindi abbiamo, Ada, una volontà, una capacità assoluta. So che è difficile, però con migliaia di persone ho fatto sempre questa esperienza. Abbiamo trovato sempre la strada che in questo contesto di libertà individuale non esistono limiti. Quindi non possiamo mai dire non posso, non so, non ci riesco. Ho dovuto accettarlo dopo tanti anni di ricerca anche nelle mie situazioni personali. Quando ho una situazione di stress con mia moglie, con Sabine, devo accettare che io facendo dei passi di accettazione, di comprensione, riesco a trasformare anche le sue decisioni in un senso creativo. Via, ho difficoltà ad entrare in contatto con me stessa, quindi se la frase ho difficoltà, grazie, ad entrare in contatto con me stessa, se mi permetti, posso dire, comunque lo dico per esperienza, non è possibile non essere in contatto con se stessi, perché la nostra biologia, il nostro sistema elettrico, anche solo quello elettrico, ci dà continuamente impulsi, ci dà continuamente istruzioni, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione all'interno e all'esterno anche del nostro corpo, sistema linfatico, sistema sanguigno, sistema nervoso, eccetera, eccetera, la luce, l'aura. Quindi abbiamo sempre un sistema comunicativo, in funzione che non siamo capaci. Non abbiamo la possibilità cioè di fermare questo sistema comunicativo col nostro interiore perché è l'essenza, è la vita, è la biologia, è la fisica. E quindi se noi cambiamo questa frase e diciamo il mio così, il mio approccio è questo, no? Per esempio, guarda adesso nel tuo corpo dove c'è luce e guarda nel tuo corpo dove c'è buio. Quindi, se non resti nel mentale, 2 secondi prima che io ho posto la questione, vedi subito un punto buio nel tuo corpo. Per esempio, adesso lo vedo nel mio polmone sinistro, questo punto nel mio polmone sinistro mi dice subito, Git, devi parlare più della tua verità, parla meno in un modo intellettuale e ascolta più la tua verità interiore. Questo
non è un esempio, ma è questo che mi sta succedendo adesso. Possiamo sempre sviluppare le nostre capacità all'infinito, nessuno è perfetto, non saremo mai perfetti. Quindi, poi se vedo un punto di luce nel mio corpo, lo vedo adesso nelle mie mani. Ah, quindi nelle mie mani ci sono due punti luce dove posso trasmettere a voi, amici telespettatori, vi invito ad accettare questa luce che c'è in abbondanza adesso nelle mie mani. Adesso, dandovi questo punto luce che sento adesso nel mio corpo, si sta naturalmente equilibrando il mio punto buio nel mio polmone sinistro. Grazie dell'accettazione. Quindi con un esempio, un punto scuro e un punto di luce nel tuo corpo è facile trovare. Un'altra possibilità, naturalmente, è quella di visualizzare dei colori nel tuo corpo. Guarda che colore c'è qui. Che colore vedi qui adesso? Che colore vedi nelle tue gambe? Che colori vedi col tuo occhio interiore, per esempio nei tuoi occhi, nei tuoi capelli? Cioè, accetta questo mondo della fantasia dei bambini che noi siamo la nuova generazione dei bambini d'oro, Golden Child, che accettiamo di ritornare del nostro impegno a tornare a diventare bambini nell'innocenza dei bambini, nella non manipolazione dei bambini, nell'intelligenza intuitiva che hanno i bambini, nel vivere queste capacità che sono nostre. Se poi, io ancora non riesco a prendere contatto con il mio corpo, posso dare 1.000, 10.000 possibilità, esercizi su come farlo. Un metodo abbastanza facile, posso chiedere Sabine, è per esempio quello di usare toni o la voce. Sabine, kann ich dich bitten, jetzt ein paar Töne zu machen, die deine Seele jetzt verbinden? Quindi ho chiesto a Sabine di cantarci o far uscire dal suo essere dei rumori, dei toni, una musica che la collega con il suo essere. Quindi dei toni possiamo sempre darli, anche se all'inizio sono brutti, però vediamo. Le ombre, vediamo la luce, vediamo, quindi il corpo ci dà sempre possibilità di entrare in collegamento con noi stessi. Die mit meiner Seele mich verbinden, also Ja, nicht irgendwie mit nein, außen. mit deiner Seele, che ti collegano con la tua anima. È un esempio. Grazie.
Dankeschön, ich spüre dich, was mich wärmt, innerlich vibriert. Grazie, Sabine dice che si sente un calore interiore, come se vibrasse. Ecco, se avete fatto delle esperienze in risonanza con questa, questo collegamento interiore, ditelo. Brava Sabine. Grazie. Danke sowieso. Ecco, facciamo un nuovo passo adesso. Ah, se avete sentito qualcosa nel corpo, ditelo. Hast du ein möchtest du noch was sagen? Vuoi dire ancora qualcosa? No, es hat sich also ich war vorher sehr ich war aufmerksam und dennoch so ein bisschen müde oder ein Prima era bisschen attenta, però un po' stanca. Und ich habe richtig jetzt den Unterschied, es ist E adesso ha sentito la differenza. Also es ist richtig warm, also es ist richtig, also es hat mich richtig durchströmt und pulsiert. Sì, und mi ha bin fatto jetzt wieder mehr da. riscaldare. Quindi con un non è che lei è da 20 anni che fa questo, non lo fa quasi mai, è un esempio. Anche se sei da solo o da sola, se puoi, o con la voce o con il movimento, il tuo corpo ti dà sempre impulsi per aiutarti a comunicare con te stessa. Quindi, o con la voce, per esempio facendo dei suoni che ti collegano col tuo essere, che funziona. Quindi, il desiderio di Sabine era quella di: ah, non sto capendo niente, adesso sono stanca, che faccio? Ah, forse mi fa freddo adesso. Prende la decisione di, o così, o con toni, o con cambiamento di atteggiamenti, o con movimento, non dovendo seguire mentalmente quello che stiamo dicendo, di entrare nel proprio essere e di accettare il contrario, quindi il calore e le vibrazioni interiori necessarie a una presenza diversa. Quindi l'arte è l'approccio creativo che guarisce. Kunst ist das, was einfach heilt. Comunque, cioè non solo l'arte è qualcosa di, io direi il corpo. Abbiamo sempre la possibilità di qualsiasi cosa ti tormenta, muovi il corpo. Quello che pensi, dillo col corpo. Io garantisco che dopo 2 o 3 minuti cambia già qualcosa. E la possibilità di rendere cosciente quello che
non è ancora stato elaborato nel proprio sistema. Gioia. Attraverso il corpo arrivo alla mia vera anima. La domanda è di Ada. Durch den Körper komme ich zu meiner Seele? Forse faccio questa domanda a Sabine. Ich werde mir dessen bewusst und das ist durch den Körper mache ich es mir bewusst. Con il corpo, tramite il corpo, mi rendo cosciente della mia anima. Und manchmal sind wir getrennt, A volte siamo divisi. Sì, weil die Aufmerksamkeit zu viel auf das Äußere ist. perché spesso l'attenzione è all'esterno. Und es ist wie als wenn wir es wieder bewusst einladen und zurückholen. Und es geht ganz leicht. È come se ci accettassimo in un modo nuovo e ci inviteremmo a tornare in noi stessi. E Und das kann jeder für sich am allerbesten. Und weiß jeder wie. ognuno trova in un modo individuale la propria strada. Sappiamo noi, ognuno di noi ha il segreto per tornare a questa strada. Es ist wie, als wenn die manchmal spazieren geht, weil wir nicht unserem Körper bewusst sind. Ja. In dem Moment, wenn wir uns ganz bewusst mit unserem Körper verbinden, durch Kunst oder Übungen oder was auch immer, dann fühlt sich die Seele eingeladen und dann ist es so, dann sind die einfach verbunden. Ja. Ci sono ancora molti telespettatori tedeschi, dico qualcosa. Ja, sorry, wir machen das auf Italienisch. Ihr kennt das, genießen die Sprachen, der Körper ist immer da. Machst du das noch ein bisschen übersetzen, was ich gesagt habe? Oh, ich habe jetzt. Ja. Nochmal. Es ist wie, als wenn die Seele manchmal spazieren geht. Come se l'anima a volte andasse, ich habe gedacht, die verstehen, andasse a passeggio. Und weil wir unserem Körper nicht bewusst sind. Perché non siamo coscienti del nostro corpo? Und in letzter Zeit wurde viel Aufmerksamkeit geforscht auf Mentaltraining und Geist und Mental, was ein gutes Werkzeug ist. Und der Körper wurde sehr vernachlässigt. Und es ist, kann so leicht sein, uns wieder zurückzuholen und uns verbinden. Und wir spüren das sofort körperlich und spüren sofort ein Wohlgefühl und ein Verbundensein. Quindi abbiamo spesso non preso in considerazione il nostro corpo, però Sabine dice non è difficile riprendere contatto con il proprio corpo, è una decisione che si prende, che prendiamo. Quindi in ogni momento non è facile riprendere questo contatto, ma basta un po' di movimento, di voce, di corpo, con un pennello, con uno strumento musicale. E si dice spesso che cantare è. Non è necessario cantare la canzone di Celentano o di, ma io invito quando potete, siete da soli, da sole, di semplicemente di cominciare a fare, come ha fatto Sabine, dei piccoli toni, rumori e possibilmente accompagnare anche il corpo con questo. Und durch den Körper, wenn ich mich bewege oder singe, habe ich auch die meisten Erkenntnisse E tramite il mio corpo ho il maggior numero di, cioè riesco a capire dopo, quando mi sono messo in movimento, tante cose. Ok. Il prossimo passo, quando abbiamo sviluppato i nostri sistemi di talenti,
riusciamo a sviluppare una comunicazione DSL, ADSL 24 ore con il nostro maestro interiore, e per questo posso aiutare io. Poi arriviamo nel nostro corpo alle strutture, alle matrici, come nel computer, come il processore, come si chiama, Intel. Arriviamo alle matrici e quindi vediamo a un certo punto, ah, posso cambiare in molti punti periferici i miei atteggiamenti, ma c'è qualcosa che non riesco a superare. È come un blocco. Quindi il prossimo passo è di cominciare a lavorare a questi blocchi di matrici, per esempio nel senso che nel mio sistema familiare tutti hanno avuto un certo tipo di comportamento, quindi tutti hanno avuto un certo tipo di malattia perché questo, 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 quest'altro. Quindi, quello che per me adesso è molto importante è di cominciare a lavorare con la matrice, la propria matrice del proprio sistema genetico familiare per superare anche tutte quelle catene, tutti quegli impedimenti che ci sembra no, impossibili da superare, ma nel momento in cui immaginiamo di guardare attraverso, come tra una nuvola, questi nostri meccanismi genetici, vediamo poi un nuovo sole, vediamo poi nuovi colori, vediamo poi nuove realtà che non avevamo immaginato. Quindi la nostra libertà, la nostra comunicazione interna è infinita e qualsiasi passo facciamo non sarà mai l'ultimo, non sarà mai definitivo, perché c'è un infinito nel. Quindi la perfezione non la raggiungeremo, ma possiamo essere contenti di fare piccoli passi e di gioire ogni volta che riusciamo ad essere un po' più noi stessi, di essere un po' più una gestione sempre più di gioia, di comunicazione, dire io sono così, e garantisco che la comunicazione interiore fa diventare più belli, porta salute, influenza il territorio e diventa dirigente. Chi comunica con se stesso, se stessa, entra a livelli dirigenziali in ogni caso nei sistemi morfogenetici, ma anche nei sistemi di comportamentali, di comunicazione, di gestione, per me anche dei sistemi economici, di cultura e di arte, nel modo più assoluto. Queste esperienze le ho fatto, ho lavorato anche in grandi televisioni dove ogni sera c'erano milioni di telespettatori e abbiamo lavorato molto con l'arte, la poesia, la musica. E da lì siamo riusciti a recepire la scienza. La scienza viene solo quando si esprime l'arte. Bene, io sono contento, non so se vi ho stancato, speriamo di no. Se avete altre domande, altrimenti possiamo
Ada, molto interessante, grazie. Möchte auch noch zum Abschluss was Prego. sagen. Sabine vuole dire qualcosa? Als ich dich kennengelernt habe, das heißt, deine Spezialität, La mia specialità, dice Sabine, weil alles so individuell ist, perché tutto è così individuale. erkennst wirklich in jedem Wesen, erkennst die tiefste Seele und weißt ganz individuell, Kurze Sätze, ja, erkennst, io kannst dich ganz riconosco, tief mit jeder Seele verbinden. io riesco a collegarmi in un modo molto profondo con qualsiasi anima, sì, e Und kennst wirklich die Brücke, conosco i ponti. um wieder, dass wir das spüren können, In dass modo wir che uns noi verbinden. possiamo sentirlo e possiamo collegarci. Diese tiefste Verbundenheit und Liebe, Questo amore profondo die immer da ist, che è sempre lì, che die wir so oft vergessen oder spesso dimentichiamo, weil sich andere Sachen davor geschoben haben. perché altre cose sono diventate più importanti. Das ist meine eigene Erfahrung auch gewesen und È stata anche la mia esperienza. und das habe ich in jedem Seminar, Vortrag, Workshop erleben dürfen, E ho potuto viverlo in ogni seminario, workshop, di wie in kürzester Zeit GIT, come in poco tempo du die Menschen erinnerst und sie. come io faccio, aiuto la gente a ricordarsi. Und wenn man das einmal wieder gespürt hat, E se una volta ci siamo ricordati di noi stessi, dopo questi ponti creati, man kommt nicht mehr, man ist in der Falle, man kommt. Dann macht man sich einfach auf den Weg und man kommt nicht mehr aus. poi dopo la prima esperienza si vuole continuare. Und es ist nicht, dass dann alles fertig ist und geheilt ist. Dann. Non è tutto finito, è tutto poi guarito. Ma lì comincia la strada. Lì Dann geht's erst los, dann geht die Reise erst los. comincia il viaggio. Und die ist unendlich spannend. Questo viaggio è Voller fantastico. Dankbarkeit, danke. Grazie. Grazie Sabine. Voglio chiedere a Sabine, Ada, se tu permetti, vorrei che facesse Sabine un apprezzamento per te, per sentire com'è la comunicazione tra le anime. Se me lo scrivi un secondo nel chat, se ci permetti, permetti a Sabine di farti un apprezzamento. Ob du eine Wertschätzung für Ada machen kannst. Für Ada? Ja. Okay. Ada ist so eine Senkrechtstarterin, sehr aufrichtig. Ada, aspetta, no, si è mir noch nicht gesagt, ob ich darf. Ah, okay. Ada, possiamo fare un apprezzamento per te? Bene. Ok. Quindi Sabine dice, Sabine si collega con la tua anima e ti vuol fare un apprezzamento. Dice che sei una persona che sa, ed è pronta da 0 a 100 in poco tempo, quindi prende facilmente decisioni, che vuole andare in alto. Also wenn ich Ada fühle, muss ich mich richtig selber auch aufrichten. Quando mi collego con Ada, sento che che la mia colonna vertebrale si raddrizza. Und sie erinnert uns, bewusst oder auch unbewusst, uns zu verbinden mit dem. Uns aufzurichten, Ada ci ricorda che
che è importante a riaddrizzarsi, non trovo la parola giusta, e uns zu verbinden mit unserem di ricollegarci con höheren Selbst, mit dem il nostro essere superiore. und dadurch ja, dadurch die Menschen auch in unserem Umfeld wieder ganz anders wahrzunehmen. E quindi poter vedere la gente intorno a noi in un modo diverso. Das Aufrichtige in jedem Wesen und jedem Menschen zu sehen. Lei riesce a vedere l'essere diritti, l'essere integri in tutti i sistemi nei quali viviamo. Und das geschieht oft gar nicht so über die Worte. Non succede tanto con le parole che dice, ma Sondern ihr Wesen ist das, la sua essenza, il suo essere, wie sie dem Menschen gegenüber, la sua presenza, wie sie die wahrnimmt, wie sie anschaut. il modo come lei guarda la gente, come crea questo contesto dove la gente si sente raddrizzata, si sente aiutatemi, si sente come se la propria colonna vertebrale, il proprio orgoglio, la propria vita interiore sia di nuovo in linea. Quindi anche penso il suo sistema, il sistema del suo codice genetico familiare, ha anche la possibilità di lavorare con noi in questo modo. Und das hat auch, ja, wenn wir so sind, dann spüren wir uns nicht so gut, sind nicht verbunden mit unserem Atem. Und wie gesagt, sie erinnert uns, aufrecht zu sein und aufrichtig, uns gegenüber und anderen gegenüber. Quindi lei ci ricorda di andare sempre con le spalle in su nella vita e di essere anche con orgoglio, con gioia di affrontare la vita in tutte le sue dimensioni. Grazie. Grazie, Sabine ringrazia Ada per aver ricevuto il permesso di entrare in contatto con la tua anima. Quindi queste sono parole spesso che spero che sono arrivate, l'anima capisce senz'altro, poi la traduzione anche non è sempre facile, ci sarà Simona Labiana, anche nei corsi che mi aiuterà alla traduzione. C'è sempre naturalmente, ci sono sempre le mosche e le cimici. Ada, bellissimo, ero sempre Ada, ma c'era scritto Lia. Bene. Sì, l'ho capito, grazie. Bene, questo era un esempio, se avete altre domande, volentieri, altrimenti abbiamo questo corso e non sappiamo ancora se venire perché siamo insicuri se ci sono partecipanti, a Facebook ci sono 40, 50, 60 che si sono iscritti, però non ho la possibilità di contattarli. Quindi magari vediamo domani, in base alla risonanza che ci sarà, se faremo il corso adesso oppure se lo faremo, se lo rimanderemo. Quindi date per favore informazioni a Lia sui vostri desideri e sulle vostre decisioni. Vengo volentieri a Taranto e non so se l'avete visto, abbiamo fatto già una serie di
corsi e seminari in Italia a Crispiano. Ci sono diversi articoli qui. Abbiamo, ecco, questa uno dei primi articoli. Abbiamo le, scusate, un momento. Ecco, questo è il Corriere del Giorno di Taranto, abbiamo diverse trasmissioni, fatto diverse trasmissioni televisive, quinto seminario sull'intelligenza intuitiva, si può imparare ad usarla, seminari condotti da Leopold Gliuzzi, eccetera. Palazzo della Cultura, ho già fatto un corso, questo è in spagnolo, Teneriffa, Alborgo. Questo è un altro giornale di Taranto, questo è in Svizzera, un articolo in Svizzera, Svizzera francese, tedesco, tedesco. Questa è una struttura internazionale di NLP, un'organizzazione internazionale, questi simboli che io faccio. Rivista medica, va bene, vi ringrazio e ci sentiamo magari domani per eventuali decisioni. Grazie. E di nuovo l'informazione sempre a Facebook, c'è un canale Crispiano TV, penso che metterò queste riprese di oggi in questo canale, quindi quando entrate in GTV, se vedete qui Regional International, qui sopra, entrate in un nuovo sito e in questo sito potete vedere anche Crispiano TV. Faremo anche Taranto TV. Qui ci sono, questo è il Carpe Diem di Crispiano, dove abbiamo fatto delle riprese, e qui ci sono le biblioteche, il mercato di Crispiano, il carnevale, il presepe, la matrice del codice genetico familiare. Qui abbiamo già fatto delle riprese, quindi basta cliccare e qui vorrei inserire appunto la trasmissione di oggi da dare altro. Va bene, vi ringrazio. Lia, ci sono altre domande? Oh, danke schön, Schelka. Abgesehen, dass du da bist. Schelka è una grande maestra della Croazia che ci segue tutte le sere, ci aiuta e la sua presenza. Anche se lei non, forse non capisce l'italiano, però ci dà, ci regala insieme a molti tanti altri maestri nel mondo, tutte le sere ci regalano la loro presenza per un benessere di tutti. Dankeschön. Ah, Grazie. Vanessa, ah. Ah, Vanessa, kannst du italienisch? Ok. Nella ripetizione vediamo un po' se se la ripetizione è già pronta. Das Interview mit Simona wäre nicht schlecht, ne? Das Interview mit Simona wäre eigentlich, dass sie noch ein bisschen. Ja, aber ich hab's nicht hier. Ah. Ich habe ihm gezeigt.
Achso. Da unten ist es. Che sgnocca. Buon appetito, io ho fame, non ho fame con questo. Allora ti chiamo subito, un minuto. Va bene? Ok. Ciao. Ciao, Buonanotte. grazie.